Buongiorno a tutti, sono Marco Fagioli, mi hanno chiesto di partecipare e di presentare questa quarta parte che sarà una parte legata alla gestione dell'acqua, ai cambiamenti climatici e al rapporto scuola e territorio. Quindi tutta questa sezione verterà su queste tematiche. E io faccio parte di un progetto interregionale, Interreg europeo, quindi Italia-Croazia, visto che abbiamo oggi anche tanti partner croati, che si occupa di rischio idraulico. Non parlerò di questo però oggi, ma volevo solo fare un attimo una brevissima introduzione su perché abbiamo deciso di parlare di gestione dell'acqua. Noi siamo soprattutto in Pianura Padana, un territorio che ha una grandissima disponibilità di acqua. Piovono in media un metro, 1000 mm all'anno di pioggia, che vuol dire su tutta la superficie della pianura circa 70 miliardi di metri cubi all'anno. Questa è una quantità ovviamente enorme, che però ovviamente non è equamente distribuita nello spazio e nel tempo, ma è un'acqua che va gestita perché o ci sono zone dove piove troppo, alcune dove piove meno, ci sono dei periodi dell'anno in cui piove di più e in cui piove di meno, e quindi dobbiamo essere in grado, per riuscire a sfruttare questa grandissima ricchezza che abbiamo di acqua, di gestirla in maniera consapevole, gestirla tra tantissimi usi. Abbiamo parlato nella sezione precedente di usi dell'acqua, oggi parleremo un po' più di gestione, che vuol dire conoscere il territorio, vuol dire conoscere il sistema idraulico che abbiamo a disposizione, che deriva anche da secoli di sviluppo, in cui l'uomo ha imparato di fatto a gestire quest'acqua, raccoglierla, portarla dove serviva e soprattutto anche portarla via quando ce n'è troppa. E qui entra un po' il discorso del rischio idraulico, quindi essere in grado di allontanare l'acqua il più velocemente possibile quando c'è un problema di sovraccarico, e quindi per evitare di fatto le alluvioni. Questo un po' per fare il quadro iniziale e per introdurre poi i lavori invece di tutta la sezione, che saranno sia per le scuole che per gli enti, invece tutti indirizzati a questo, insomma, conoscere il territorio, conoscere il sistema idraulico e quindi conoscere anche come riuscire a gestire l'acqua. Lascio subito la parola alla maestra Paola, se non sbaglio, della scuola dell'infanzia Strozzi di Mantova, che ha fatto un bellissimo lavoro con i suoi studenti proprio sui fenomeni atmosferici. Quindi, come inizio, parlando di gestione dell'acqua, è fondamentale. Prego, Paola. Paola, se mi senti, puoi commentare il video che sta andando in diretta. Io non la sento, non so se c'è connessa, io non riesco a vederlo. Niente, se volete va il video, vi racconto io un po' quello che hanno fatto. È un bellissimo esempio di come sensibilizzare i bambini sia sul manifestare le proprie idee, come vedete, per l'ambiente, per difendere il nostro pianeta. Quindi sono partiti da un lavoro fatto su Greta Thunberg e su tutte le azioni che ben conosciamo, e poi si sono concentrati su invece proprio i fenomeni atmosferici. Quindi vedete tutto un passaggio di studio e di comprensione dei fenomeni atmosferici, quindi dall'acqua liquida alla nebbia, alla neve, tutto quello che riguarda l'acqua è stato analizzato e i bambini hanno potuto ben capire e immergersi in questo tema. E quindi non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, mi sembra uno slogan più che appropriato. E chiedo Scusate, ancora. mi sentite? Adesso sì, prego. Allora, io non sono Paola, sono l'insegnante della scuola dell'infanzia Strozzi. Paola non riesce a collegarsi. Ok. Mi fa piacere che lei abbia commentato così bene questo video che abbiamo elaborato, che abbiamo realizzato insieme ai bambini, perché è stato un percorso laboratoriale molto bello, interessante e ha coinvolto veramente i bambini e ha
fatto sì che i bambini toccassero praticamente un tema così complesso come tutto ciò che ruota intorno alla sostenibilità ambientale, al riciclo dell'acqua, al risparmio. Per cui, insomma, per loro è stato anche divertente e sappiamo bene che, soprattutto nella scuola dell'infanzia, attraverso il gioco, attraverso l'esperienza e il divertimento, che si apprendono poi concetti così complessi. Volevo anche spiegare che oltre a questo laboratorio stiamo insieme ai bambini sempre affrontando un tema complessissimo come quello dell'Agenda 2030 e non è facile far indossare ad una classe dell'infanzia dai 3, 4, 5 anni un abito così complesso come il tema appunto del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale in tutte le sue declinazioni. Noi abbiamo approfittato, se così si può dire, della figura di Greta Thunberg, di questa ragazzina che ha dimostrato che attraverso il suo coraggio, come c'era scritto anche nella parte finale del video, non si è mai troppo piccoli per poter fare cose grandi, per poter fare la differenza. Perché è stata scelta proprio Greta? Perché è una bambina e ha fatto sì che tutti i nostri cuccioli si identificassero con questa ragazzina coraggiosa e che per poterla aiutare fossero coinvolti in maniera appassionata, diretta, proprio per poterle dare una mano. E sono state tante le affermazioni e delle frasi meravigliose che sono venute fuori da bambini così piccoli che ci fanno proprio capire che hanno una consapevolezza del vissuto gigantesca. Tutte le frasi che avete letto nel video vengono da loro. Maestra Kiki, smettiamo di usare l'auto, perché non andiamo a piedi? Oppure, quando è che, Maestra Kiki, smettiamo di utilizzare così tanta acqua? Chiudiamola quando ci laviamo le mani o non ne abbiamo bisogno. Tante piccole perle di saggezza che hanno proprio contribuito a realizzare un progetto che sembrava così distante da loro, e in realtà loro hanno veramente abbracciato in maniera totale. Perfetto, grazie mille. Le assicuro che la passione si vedeva, infatti abbiamo voluto fortemente il video in questa sezione perché era perfetto Bene, per introdurlo. sono contenta. Benissimo, Bene, allora buon lavoro. lascio, grazie mille della presenza. Lascio subito allora la parola a Michele invece della scuola secondaria di Ceresara, dell'Istituto Comprensivo di Buongiorno. Ceresara, che commenterà il suo lavoro, poi magari diciamo due parole. Prego. Buongiorno. Allora, io sono Michele, vengo da Ceresara e parlerò dei lavori della classe terza. Allora, la classe terza, con i suoi lavori, ha voluto spiegare l'importanza dell'acqua, che è indispensabile per la vita sulla Terra ed è ormai però da una decina di anni sta pian piano scomparendo. Come primo lavoro la classe ha realizzato, con l'aiuto della docente di geografia, un video che parla dei cambiamenti climatici e come questi cambiamenti influiscono sulla perdita di acqua dolce, sia nello scioglimento dei ghiacciai, sia anche nella perdita di vari bacini di acqua dolce come il lago di Aral. Questo video si conclude con una metafora artistica che paragona la situazione che il nostro pianeta sta vivendo negli ultimi anni con un'opera, Il giardino delle delizie terrestri. Come secondo lavoro, la classe ha svolto con la docente di scienze, arte e inglese due cartelloni, uno che parla delle cause principali della perdita di acqua dolce, mentre un altro scritto in inglese che dice ciò che bisogna fare e ciò che non bisogna fare per non sprecare e non inquinare acqua. Una grande quantità di acqua infatti viene persa all'interno delle abitazioni e nelle strutture urbane. Per questo la classe, dopo aver osservato il territorio di Ceresara, ha progettato e costruito dei modellini di quartieri sostenibili. Questi quartieri sono sostenibili perché utilizzano energie rinnovabili e hanno varie strutture per il risparmio di acqua, come dei laghetti e delle cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, oppure varie strutture all'interno delle abitazioni per risparmiare l'acqua. Come conclusione del lavoro, la classe ha pensato in una canzone che potesse rappresentare la giornata dell'acqua. Per questo ha eseguito, con l'aiuto del docente di musica, la canzone Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti, suonando il flauto e cantando. Ok,
Grazie Michele anche a te per la bellissima presentazione. Il lavoro è ottimo e quindi invito tutto, anche il pubblico, poi andare a rivederli tutti questi lavori che vi ricordo sono sul canale, sulla pagina, scusate, sul sito di Globe Italia in cui potete ritrovare tutti i prodotti che sono stati presentati e possono essere utilizzati anche a scuola. E lascio adesso la parola alla scuola secondaria di primo grado Bertazzolo di Mantova. Dovrebbe esserci collegati Riccardo, Giulia e Leonardo. Per spiegare il loro lavoro e poi diciamo due parole. Delle acque presenti sulla Terra, solo lo 0,3% costituisce acque direttamente disponibili per l'uomo. Abbiamo cercato di evidenziare la correlazione tra difficoltà di accesso all'acqua, cambiamenti climatici e povertà. Le zone con accessibilità minore all'acqua sono anche le zone dove la popolazione è denutrita. I cambiamenti climatici sono dovuti all'eccessiva emissione di gas serra, dovuta a diverse attività antropiche. Questi gas tengono nell'atmosfera più calore del dovuto e ciò causa un aumento della temperatura terrestre e di conseguenza aridità, oppure precipitazioni devastanti come bombe d'acqua. Inoltre, noi abbiamo bisogno di molta acqua perché siamo costituiti per la maggior parte da essa. Abbiamo deciso di quantificare l'acqua che utilizziamo attraverso delle bottiglie. Abbiamo scoperto che per fare una doccia di 15 minuti si sprecano fino a 250 litri di acqua. Ok. Sì, è proprio quello. Perfetto. Allora, grazie mille. Adesso intanto che finisce di scorrere, va bene. Beh, complimenti anche per la presentazione organizzata su tutti e tre che avete parlato, ottimo. E vi chiederei, visto che abbiamo ancora un minuto, visto che avete usato il termine abbiamo scoperto, cosa vi ha colpito di questo lavoro? Durante questo vostro percorso, cosa avete potuto imparare? Cosa vi ha colpito? Allora, personalmente. A me ha colpito il fatto che quantificando, e noi siamo riusciti a quantificare tutta l'acqua che sprechiamo con delle bottiglie d'acqua. Grazie a queste bottiglie d'acqua si riesce veramente a capire quanta acqua si spreca, in questo caso per solo una doccia di 15 minuti. E la cosa che ha colpito di più è pensare a quanta acqua al giorno magari noi tutti sulla Terra sprechiamo. Se già solo questa è per una doccia di 15 minuti. A me la cosa che ha colpito di più è che alla fine è tutto collegato, nel senso che la povertà delle popolazioni è causata anche dalla mancanza di acqua e i cambiamenti climatici causati di solito dagli stati economicamente messi meglio, diciamo così, provoca infatti questi cambiamenti climatici che mettono a disagio ancora di più queste popolazioni che sono già povere a causa della mancanza di acqua. Io sono Grazie. rimasto colpito particolarmente nel sapere la differenza di impronta idrica, soprattutto dei cibi, perché non mi ci siamo documentati, abbiamo scoperto che per fare 1 chilo di manzo, di carne di manzo, si usano 15.000 litri d'acqua per 1 chilo di ortaggi, per esempio pomodori, sui 200. Quindi una quantità diversissima che non mi sarei mai aspettato. Ottimo, grazie mille del vostro contributo e di questo percorso. Non so, chiedo alla professoressa Bighi che vedo collegata se Sì, vuole dire una grazie. parola al volo. Grazie. Niente, io devo dire che sono stati bravissimi, sono stati interessati e tutta la classe perché loro sono i portavoce della prima A. E niente, è stata una bella opportunità e hanno lavorato seriamente, hanno imparato delle cose importanti. Grazie comunque dell'opportunità di partecipare. Grazie a voi. Allora passiamo, adesso abbandoniamo un attimo il mondo della scuola per parlare invece con la provincia di Mantova, un ente che ovviamente dal punto di vista di quello che è la gestione delle acque ha un ruolo predominante e quindi dovrebbe esserci in contatto la dottoressa Paola Marazzoli e lascio a lei la parola. Non la sento, non la vedo.
Dottoressa, ciao. Sì, mi sento. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo un po' imbucati in mezzo a tutta questa gioventù che ha prodotto dei lavori bellissimi, veramente. La mia parte di vecchia insegnante, la mia preparazione magistrale di biologa, si entusiasma a vedere questi ragazzini così entusiasti, che si sorprendono delle cose. Ecco, allora noi come provincia, nella regione Lombardia, perché poi ogni regione ha le sue caratteristiche, in regione Lombardia cosa facciamo per le acque? Allora, io sono qui per il servizio acqua, suolo e protezione civile. Noi ci occupiamo, detto in modo piuttosto semplice, di autorizzare sia i prelievi dell'acqua, quindi sia i prelievi da falda piuttosto che da corpo idrico, e sia gli scarichi su suolo e in corso d'acqua, nonché i controlli che possono essere fatti in questi ambiti. Quindi il nostro lavoro, vorrei sottolinearlo, non è solo un lavoro burocratico, io ti chiedo, tu mi dai, dietro ci sta anche un'attività tecnica per capire se quello che tu proponi poi ha una corrispondenza sia nella tecnica che nella normativa. Chiudo questa parentesi un po' noiosa, la provincia di Mantova ha sempre collaborato nell'organizzazione, soprattutto i colleghi della Casa del Mantegna, della giornata dell'acqua, e da qualche anno anche noi come servizio acque, in collaborazione con la protezione civile. Chi è venuto avrà visto la nostra tenda dove esponevamo sia le scuole elementari, medie e superiori, diciamo quelle che erano delle nostre presentazioni che adesso stanno scorrendo qui intanto che io parlo. Sono tre presentazioni diverse, ovviamente per le elementari molto più semplici, che sono circa 6 slide per le elementari, mentre una trentina di slide per le medie e per le superiori, in cui partiamo appunto da due domande: perché la giornata dell'acqua e se l'acqua è un bene comune? L'idea era quella di ragionare con le scolaresche su quella che è l'importanza dell'acqua, innanzitutto cominciando dalle cose più semplici, cioè da dove arriva l'acqua che ti esce dal rubinetto, che ti serve per lavarti, e poi dove va. Quindi sia la parte relativa alla, diciamo, potabilizzazione, sia la parte relativa alla depurazione. Quindi questo ragionare un attimo insieme. E poi sugli altri usi dell'acqua, quindi l'acqua che viene utilizzata sia per l'agricoltura, ma anche per il tempo libero, le ciclabili, il fatto di passeggiare appunto in un ambiente naturale, importanza per la fauna. E rispetto alle, ecco, volevo evidenziare che rispetto alle presentazioni precedenti abbiamo inserito nelle presentazioni per medie e superiori un paio di riflessioni su quelli che sono i microinquinanti, cioè le microplastiche, un tema che mi ha un po' creato un po' di ansia, perché in effetti è un tipo di inquinamento che sta emergendo, ma perché è stato ricercato purtroppo, a cui la normativa non ha ancora posto dei limiti, ma un qualcosa su cui dobbiamo ragionare, perché tutti noi, anche abbandonando dei rifiuti di plastica, uno pensa che vabbè, abbandona la bottiglia, ma appunto qualcuno la raccoglie. No, questa si va incontro anche a un degrado che può contribuire quindi all'aumento di queste microplastiche che poi ritornano nella catena. E nella nostra, concludo perché abbiamo fatto tutti nella nostra presentazione, l'ultima parte è legata, diciamo, ai cambiamenti climatici, anche sullo scorto della nostra esperienza, perché ci occupiamo anche di protezione civile e quindi nel tempo abbiamo visto che eventi calamitosi come le inondazioni sono diventati molto più frequenti. Se andiamo a leggere test di 30 anni fa dove si trovano certe frequenze, ormai è tutto saltato. Ecco, quindi questi sono i tre prodotti che potrete trovare sul sito Globitalia. Grazie.
Grazie mille, dottoressa. Il codice dei prodotti è 402 per chi li volesse cercare. Anche da un punto di vista didattico sono molto interessanti, quindi potete scaricare quello più adatto alla vostra fascia se siete dei docenti. Lascio invece adesso la parola alla dottoressa Elena Gaudio, che è del Ministero dell'Istruzione, è una gradita presenza. E perché? Perché coordina una rete di scuole, un nuovo indirizzo di scuole in gestione delle acque e risanamento ambientale. Quindi è perfettamente in tema con questa sezione di questa nostra giornata, perfettamente in tema con quello che è la giornata mondiale dell'acqua, e parlando anche di risanamento ambientale in generale per tutto quello che è il risanamento. E quindi grazie di essere presente e lascio a lei la parola per la presentazione. Sì, io prima di tutto vi ringrazio per l'opportunità di partecipare a questa bellissima giornata mondiale dell'acqua. Devo dire che le esperienze che ho visto, ma anche l'impegno non solo delle scuole, ma anche di alcuni soggetti, enti, organizzazioni ONLUS a difesa delle risorse idriche, mi trovo pienamente... mi rende insomma scusate il termine, mi sento gratificata per il lavoro che è stato fatto e che speriamo porti a sviluppare dei cittadini che poi quando rientreranno al lavoro, andranno a lavorare, ricordino di questa esperienza e la facciano loro in tutte le tipologie di lavoro. Quello che volevo infatti evidenziare da quello che ho potuto sentire è l'importanza dell'esperienza pratica, cioè le conoscenze teoriche non si possono unire se non per lo sviluppo di competenze se non con le esperienze pratiche. E quindi questo è il miglior approccio per il tema della sostenibilità. Non c'è il video da far vedere? Sandra, non c'è. Non sento l'audio di Sandro, so che Sandro aveva la gestione dei prodotti. Scusa Elena, ma tu mi hai detto che lavoravi col web. Sì, ma voi dovevate, vi avevo dato il link. Vabbè, non fa nulla. Comunque, vi sintetizzo, poi potrete andare a visitare il sito Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale, dove viene illustrato un percorso della scuola secondaria tutto dedicato dell'istruzione professionale, che si chiama appunto gestione delle acque e risanamento ambientale, allo sviluppo di quelle competenze necessarie per la gestione e la tutela del territorio in relazione alla risorsa idrica. Quindi tutte quelle azioni che abbiamo visto anche nelle esperienze estere, tipo quello di osservare la geomorfologia di un territorio, e poi intervenire per la tutela di quel territorio diventa fondamentale nello sviluppo delle competenze degli studenti della scuola secondaria superiore. Abbiamo 14 scuole, sono la maggior parte collocate nel centro-nord, speriamo che si allarghino anche al sud, in quanto non si tratta solo di come abbiamo detto, gestire le risorse idriche, ma si intende anche far sì che le risorse idriche vengano tutelate per un tempo sempre maggiore. Abbiamo visto l'esperienza del CNR col telerilevamento, che ci ha mostrato di quanto il consumo dell'acqua sia così veloce nel tempo, in quel caso del lago Chad. Quindi tutta l'Italia, nonostante presenti una forte presenza di risorse idriche in moltissime regioni del nostro paese, però lamenta una mancanza di acqua, specialmente se legata ai processi, ai cambiamenti climatici e alle purtroppo catastrofi ambientali che stanno caratterizzando questo nostro territorio. Allora, voi nel sito vedrete dove sono allocate queste scuole, cosa le scuole propongono dal punto di vista della loro offerta formativa curricolare,
che però si può implementare con esperienze di alternanza scuola oro oppure con PCTO e ampliano la loro offerta formativa in relazione a, ecco, finalmente. Come vedete, questo è il sito che è strutturato in modo da avere sempre una visione delle news, tanto che abbiamo questo sito messo anche la vostra iniziativa, perché è fondamentale rispetto alle nostre tematiche. E alla fiera di didatta abbiamo parlato dell'agenda sostenibile. Se andiamo nella rete, possiamo vedere nella rete, ma l'home page, no, se andiamo nella home page vediamo un po' il strutturato, ecco, l'home page, ok, più giù, ecco, vediamo come è strutturata la rete gara. Vedete, molte scuole sono in Lombardia, Piemonte, Veneto, adesso anche in Emilia-Romagna, in quello che voi avete evidenziato come un maggior fruitore delle vostre esperienze, e loro si dedicano a tutti quegli argomenti e quelle tematiche che fanno parte dell'uso dell'acqua e dello sviluppo sostenibile dell'acqua, ma anche delle politiche ambientali. Io spero di essere stata esaustiva, vi ringrazio, e questo sito è a disposizione di tutti coloro che volessero approfondire alcuni aspetti. Grazie. Marco, grazie. Posso intervenire solo per ringraziare Elena? Intanto è la prima volta che abbiamo il Ministero dell'Istruzione, e noi, sai qual è il nostro obiettivo? Portare GLOBE nelle scuole italiane, il GLOBE Program e i suoi meravigliosi processi educativi nelle scuole italiane. E colgo l'occasione per ringraziare anche Alessandro Vienna, che è tuo collega al Ministero e che ha pubblicato una notizia della Giornata Mondiale dell'Acqua nella news del Ministero del 3 marzo. Quindi grazie a voi e speriamo che la collaborazione continui. Certo, e Marco, ma era doveroso. Certo, grazie. Grazie Sandro, e lascio allora anche la parola a te comunque per presentare i prossimi due enti, perché hai tu il rapporto con loro e soprattutto poi con Gilberto Venturini, da cui so che vi lega anche un'amicizia, quindi ti lascio la parola. Va bene, allora se c'è Lorella Togliani, l'architetto Lorella Togliani di AIPO, ti aveva chiesto di condividere una presentazione. Sì, Sandro, ciao. Sì, dai Lorella, lancia pure la presentazione. Sì, buongiorno a tutti. Sono l'architetto Lorella Togliani, lavoro all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, che si occupa del bacino idrografico del fiume più esteso italiano. Alcuni dati, appunto, la lunghezza del fiume Po si estende per 652 chilometri, per un'estensione di 74.000 chilometri quadrati, 141 affluenti, è composto anche dai grandi laghi del nord, Lago di Maggiore, Lago di Garda, Lago di Como e Lago di Iseo. Interessa i territori di 7 regioni italiane, principalmente Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ma anche le regioni della Valle d'Aosta, Trentino e Liguria. Si estende anche in porzioni di territorio francese e svizzero. L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po è stata istituita con 4 leggi approvate dai consigli delle regioni del Po, ed è ente strumentale di queste regioni, cioè la Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. AIPO cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggior bacino idrografico italiano, occupandosi essenzialmente di sicurezza idraulica, di demanio idrico e di navigazione fluviale. Abbiamo 12 uffici dislocati lungo l'asta del Po, a partire da Torino, Alessandria, Pavia, Milano, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Modena, Ferrara e Rovigo. Per quanto riguarda la pianificazione, l'ente preposto è l'autorità di bacino del fiume Po,
che ha il compito di studio e di predisposizione del piano di vaccino e della programmazione. Lorella, scusa se ti interrompo, ma non vediamo le immagini. Devi condividere il video, se no non vediamo, tu parli, ma vabbè, noi sappiamo cosa fa AIPO, conosciamo Vita Morte Miracoli di AIPO, ma chi ti ascolta dal resto d'Italia o dall'Europa ti sente parlare, sì, ma non associa quello che dici alle immagini. Allora, vedi la presentazione? Devi condividere la presentazione in basso, cioè condividere lo schermo. Sì. Basso in verde, cioè condividere lo schermo. Sì, l'ho cliccato, però non si vede. Adesso arriva. Ecco. Mi adesso vedi? Arriva, sì. Bene, puoi procedere. Ok. Allora, stavo dicendo che appunto la pianificazione viene effettuata dall'autorità di vaccino del fiume Po, che ha il compito di studio e di predisposizione del piano di vaccino, della programmazione, del coordinamento e controllo dei piani, mentre AIPO si occupa della esecuzione delle opere idrauliche. Alcuni esempi di grandi opere, in quanto appunto esecutrice delle opere in programmazione, ad esempio la cassa di espansione del Parma, la diga di Isola Serafini a Piacenza e nel Mantovano il porto di Valdaro. AIPO si occupa anche degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e tra le opere di difesa passiva vi sono principalmente gli argini, che servono essenzialmente al contenimento dei livelli idrici di piena. L'argine, tra l'altro, deve essere sempre e solo ricoperto da un manto erboso, in quanto l'erba serve per ridurre la capacità di erosione dell'acqua durante le piene. Per cui è vietata la crescita di cespugli e alberi, in quanto, contrariamente a quanto si crede, le radici non proteggono l'argine dall'erosione, ma possono causare cedimenti del manufatto idraulico. L'AIPO si occupa della gestione delle opere idrauliche per la navigazione fluviale e l'ufficio della navigazione si occupa della gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate e la progettazione e costruzione delle relative opere idrauliche. Altra fondamentale attività di AIPO è la gestione degli eventi di estremi di piena e mediante un sistema di monitoraggio che si svolge con l'utilizzo di piattaforme di telerilevamento che permettono il controllo dei dati pluvio-idrometrici sul territorio. Qui vediamo l'indirizzo web per accedere anche per i cittadini ai dati pluviometrici, che sono costantemente aggiornati in quanto direttamente collegati al sistema teleidrometrico. Volevo citare alcuni elementi di criticità dovuti spesso alla fauna selvatica attraverso appunto questi animali scavatori creano delle tane nel rilevato arginale, mettendo in pericolo la stabilità degli argini in terra. Probabilmente le cause sono dovute all'agricoltura intensiva e alla forte urbanizzazione che spingono questi animali verso appunto questi rilevati arginali. Altre attività che possono danneggiare l'opera idraulica, in particolare le arginature, sono le attività agricole adiacenti alle arginature stesse e all'interno delle volene, che appunto con il transito di pesanti mezzi agricoli possono creare danni all'opera idraulica per la difesa del territorio. Mi limito solo a questa breve presentazione perché so che il tempo è limitato. Ringrazio per l'ascolto e buon proseguimento. Grazie a te. Dovresti togliere la condivisione. Certo. Grazie. E passo a presentare, sì, con grande piacere, Gilberto Venturini, che è l'anima di Gioffù di Manto, amico di Carlo Petrini. È ospite fisso di Geo in Geo, quindi ospite mensile a Geo in Geo per la cultura gastronomica che porta. Gilberto, se sei in azione, dammi un colpo. Sì, sono pronto. Eccolo qua.
Vabbè, mi fa molto piacere, vai pure con la tua presentazione perché hai qualcosa di molto importante da dire. Ringrazio molto. Allora, il Covid-19 non è stato uno sfortunato incidente che fra poco potremo dimenticare. AIDS, influenza, malaria, SARS, Ebola ci ricordano che, come sostengono gli scienziati, il modello di sviluppo globale ha distrutto foreste, territori selvaggi e buona parte della biodiversità, favorendo il salto di specie dei virus dagli animali selvatici e da questi a quelli domestici e da questi ancora. Scusa, allora. Gilberto, scusami, ma sì. Sentiamo molto male. C'è un audio che rimbomba e si sente male. Non so come. Però adesso si sente meglio? No, si sente come prima. Un po' meglio. Un po' meglio, un po' meglio. Non so che farci. No, adesso così, bene, così va bene. Va bene così. Sì, grazie. Allora, stavo dicendo, no, che in particolare di questi fenomeni è sotto accusa l'intero sistema alimentare e agricolo basato sull'allevamento intensivo. Gli esseri umani esercitano un forte impatto sugli equilibri del pianeta. I cambiamenti climatici, oltre alle pandemie, ne sono la conseguenza. Noi siamo, dicono alcuni esperti, la provincia d'Italia con il primato del minor numero di alberi. Questo non lo sapevo, non me l'aspettavo. Il nostro territorio è in buona parte votato all'agricoltura industriale, a supporto dell'allevamento intensivo e da qualche anno della produzione del biogas, ha trasformato il territorio in un deserto, anche quando è coperto da verdi ma inanimate distese di mais. La strage degli alberi si cela in un incessante stillicidio. Vedo ogni anno sempre più nitide le case del paese vicino, prima coperte da siepi e filari. I corsi d'acqua sono nudi canali di irrigazione, inquinatissimi, torbidi e senza vita. Eppure la qualità dell'ambiente e la nostra stessa esistenza dipendono dal mondo vegetale, dagli alberi e dall'acqua. Nelle campagne gli alberi tutelano la biodiversità, contribuiscono ad abbattere la CO2 contro il riscaldamento globale, abbelliscono il paesaggio, proteggono l'ambiente dall'erosione del vento, dagli smottamenti e dal ruscellamento, difendono i corsi d'acqua dai fertilizzanti, fitofarmaci e reflui degli allevamenti intensivi. Nelle zone urbane invece gli alberi sono un'efficace difesa dall'inquinamento e dalle polveri sottili, favoriscono la socializzazione e migliorano la qualità della vita. Nei parcheggi e nei piazzali assicurano l'effetto estetico migliore e un utile ombreggiamento, oltre che la riduzione del consumo di suolo. Migliorano il clima e promuovono la salute fisica. La riforestazione del territorio è quindi un obiettivo che richiede l'impegno di tutti e solo un'alleanza fra le forze in campo può dare risultati positivi. Da qui l'idea, che si è dimostrata vincente, ormai sono quasi 40 le associazioni che si sono iscritte a questo patto, è quello appunto di lanciare un patto per gli alberi contro il riscaldamento globale, aderendo alla campagna nazionale di piantare 60 milioni di alberi in tutto il paese. Io adesso sfoglierò velocissimamente questo libretto telematico, questo ebook che abbiamo fatto sul patto, che descrive il patto per gli alberi. Scusa Gilberto, grazie. Sì, veloce, ti prego, perché abbiamo ancora 5 scuole dopo e dobbiamo andare a parola a tutti. Velocissimo. Grazie. No, sì. Scusate. Allora, il patto per gli alberi non è un'associazione di associazioni, ma un'alleanza tra realtà associative che hanno un obiettivo comune. Il patto ha lo scopo di operare affinché si proceda alla tutela e alla conservazione del verde esistente e si sostengono e si propongono interventi di forestazione per salvaguardare l'ambiente naturale e la biodiversità.
rinaturalizzazione dei rivali, verde urbano, più attenzione al verde urbano, rimboschimento delle aree golenali. Il patto intende creare una rete che attraverso un'informazione puntuale e continua favorisca la collaborazione fra diverse realtà per la realizzazione di progetti comuni. Possono aderire al patto le associazioni ambientaliste e culturali, le associazioni di consumatori, di volontariato, le aziende agricole, gli esperti che si occupano di arboricoltura, ma anche i singoli cittadini, mentre invece gli interlocutori sono le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, gli enti di diritto pubblico, consorzi di bonifica e le associazioni agricole e imprenditoriali. Si farà conoscere attraverso newsletter, Facebook, Instagram e sito, come peraltro adesso fanno tutti. Ma vorremmo anche, quando sarà finito finalmente la pandemia, vorremmo organizzare conferenze, incontri, proiezioni, dibattiti e una serie di altre iniziative. Ecco, mi pare importante dire che abbiamo aderito anche ad Alber Italia, una fondazione che ha i nostri medesimi scopi e che ha lanciato appunto i primi passi verso questo obiettivo di piantare 60 milioni di alberi. Insieme ad Alber Italia, nel mese di aprile, e insieme a Terra Madre, organizzeremo anche la presentazione di un libro che è stato fatto in Francia dell'università, che adesso è diventata famosa, di Sciences Po, no? Ed è un atlante dell'antropocene. Bene, io ho finito. L'ultima cosa che voglio dire, ma la leggete anche, no? Chi vuole avere informazione e vuole aderire al patto può scriverci una mail a pattopergliealberi@gmail.com. Grazie Gilberto, ripasso la parola. Grazie per l'iniziativa importante. Grazie a voi. Ripasso la parola a Marco. Grazie mille, grazie a Gilberto per questa bellissima iniziativa. E adesso riprendiamo allora con l'ultima carrellata di scuole, che ringrazio per la pazienza di averci aspettato. Siamo già al termine dell'orario di lezione, ma possiamo aspettare ancora un quarto d'ora, dovremmo stare nei tempi. Ci fa molto piacere, perché sono tutti dal Friuli, quindi ci colleghiamo dal Friuli Venezia Giulia, e quindi ci colleghiamo giusto, con Mantova. Giusto. Mi fa piacere, perché sono tutte scuole molto impegnate. Prego, scusa Marco. Vai. No, anzi, infatti stavo dicendo grazie di questo zoccolo duro che arriva dal Friuli, e li presento con piacere perché partecipano sempre alla Giornata Mondiale dell'Acqua, e averli anche online è molto molto bello. Loro sono tutte scuole Globe e sono tutte scuole che hanno affrontato il tema esattamente nell'accezione di questa quarta sezione, quindi uno studio intero di quello che è un corso d'acqua, un sistema idrico, e andando a valutare tutte le interazioni tra le varie parti che lo costituiscono. Quindi lascio subito la parola a Lisis Bem, sezione agrario Brignoli di Gradisca di Sonzo. Dovrebbero esserci Elisabetta, no, Alessia, Pamela e Marta, con la docente Elisabetta, se non sbaglio. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, dal 2014 la nostra scuola si occupa del lago di Doberdò come caso di studio. È un lago di origine carsica e di natura intermittente, che è alimentato da acque ipogee che provengono prevalentemente dalla falda freatica del fiume Isonzo, e in parte anche dalle precipitazioni. E le acque dal lago poi, come potete vedere anche dal video, si rientrano negli acquiferi sotterranei attraverso degli inghiottitoi e poi riaffiorare in una fitta rete di risorgenti carsiche, che parte delle quali vengono anche utilizzate a scopo idropotabile sia dall'acquedotto italiano che dall'acquedotto sloveno. E ora lascerò la parola a tre studentesse, appunto Alessia, Pamela e Marta, che vi racconteranno quali sono appunto le problematiche che interessano questo ecosistema molto ricco dal punto di vista della biodiversità, ma allo stesso tempo anche molto fragile e a rischio. Buongiorno, io sono Alessia
Gli interventi di bonifica avvenuti sul sistema idrogeologico dei laghi carsici, in cui fa parte anche il lago di Doberdò, e inoltre la cattiva gestione della vegetazione palustre, i cambiamenti climatici hanno causato hanno modificato l'equilibrio del lago, l'equilibrio idrico del lago, e hanno accelerato il loro naturale processo di impaludamento. Adesso passo la parola alle mie compagne. Sì, per questi motivi è nata, diciamo, la necessità di monitorare lo stato di salute dell'ecosistema acquatico e di pianificare tutte le strategie per la sua riqualificazione e per la sua conservazione. Come Scuola Globe abbiamo condotto delle analisi e dei monitoraggi stagionali, sia dei parametri idrochimici che anche dei macroinvertebrati bentonici, nonché anche, diciamo, delle diverse comunità vegetali. Abbiamo realizzato un plastico, come si vede nel video, che appunto riproduce l'intero sistema idrogeologico e appunto comprende il lago di Doberdò. Anche questo plastico l'abbiamo realizzato anche in seguito ai test di tracciamento delle acque che sono stati condotti dall'Università degli Studi di Trieste, a cui abbiamo pienamente partecipato. Buongiorno. Recentemente sono state costruite anche delle dighette removibili attorno agli inghiottitoi principali, così da mantenere il livello dell'acqua più alto durante il periodo di magra. In questo modo sembra essersi ristabilito un certo equilibrio idrico ed è possibile mantenere sotto controllo lo sviluppo del canneto e delle piante aliene invasive che con la loro necromassa contribuiscono all'interramento del lago e mettono a serio rischio la biodiversità autoctona. Considerando quindi tutti questi aspetti, possiamo definire il lago di Doberdò un chiaro indicatore ecologico del cambiamento climatico e dell'importanza di una gestione idrica più integrata e sostenibile. Perfetto, grazie mille. Il vostro video è molto bello e il plastico che avete fatto è bellissimo. Da ingegnere posso dirvi che mi è piaciuto molto, si capiscono bene tutte le interazioni tra acqua, ambiente e territorio, quindi complimenti per il lavoro. Lascio adesso la parola a Liz Malignani di Udine, un'altra scuola Globe, e a Sonia e Kevin, se non sbaglio, che vi raccontano invece il lavoro che hanno fatto, che è un video con un bellissimo studio di tutto quello che è quello che un fiume fa sul territorio, tutto quello che può rappresentare in termini anche di utilizzi e di storia. Tra l'altro con, se non sbaglio, un inserto che dà anche il motivo del nome Malignani della scuola che l'ha realizzato. Quindi vi lascio la parola. Prego. Sì, buongiorno. Il video in cui abbiamo contribuito a questo evento appunto parla del fiume Natisone. Chiederete perché appunto il fiume Natisone è un fiume molto vicino a noi ed è facile da raggiungere appunto per future campagne di analisi. Inoltre è un fiume particolare perché appunto nasce in Friuli, ma per un breve tratto sconfina in Slovenia, passando vicino al comune di Caporetto. Di questo fiume abbiamo studiato non solo gli aspetti naturalistici e ambientali, ma anche il legame profondo che ha da sempre con l'uomo e con il territorio. La confluenza con il Torre è classificata come sito di interesse comunitario e tutto il territorio interessato dal suo percorso è oggetto di un importante progetto di valorizzazione ambientale, storico-culturale ed economica. Tutte le analisi microbiologiche e chimiche sono state svolte dai nostri studenti di quarta e quinta e quindi vi auguriamo una buona visione del video in versione integrale e grazie per l'attenzione. Perfetto, grazie. Francesca. Eccoci. Bene. Francesca. Sì. Sì. Buongiorno, grazie a tutti. Chiedo soltanto la parola per pochi ringraziamenti. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro, proprio tutti. Voglio citare e ringraziare anche l'associazione Parco del Natisone,
che è un'associazione promotrice di un progetto che si è poi realizzato in un contratto di fiume che riguarda proprio il Natisone, e è un'associazione che è molto sensibile nella tutela e nella valorizzazione del territorio e anche molto attiva nella proposta di eventi. Noi ci riproponiamo di iniziare una bella campagna di monitoraggio appunto del Natisone, di analisi, e niente, concludo facendovi complimenti a voi e anche a tutte le scuole, i lavori che abbiamo sentito, e ringraziando veramente per l'opportunità che offrite. Ecco, grazie, grazie, arrivederci. Grazie a voi, assolutamente. Ne approfitto anch'io per ringraziare tutte le scuole. Insomma, questo evento è la testimonianza più forte di come anche in questo periodo si può continuare a fare attività, e che attività, perché sono arrivati veramente tantissimi prodotti. Lascio quindi la parola adesso a Lisis Gabriele D'Annunzio di Gorizia, un'altra scuola Globe, con la docente Martina Braida, e anche loro un bellissimo lavoro che descrive appunto il rapporto tra uomo, acqua e territorio, con una, secondo me, bellissima descrizione su cosa sono gli ecosistemi. Quindi vi lascio la parola. Sì, buongiorno. Innanzitutto anch'io ringrazio della possibilità che ci avete offerto, del lavoro profuso nell'organizzazione dell'evento. E io sono qui a nome dei ragazzi. In realtà il nostro percorso coinvolge più classi dell'istituto, il nostro è un istituto piuttosto complesso e coinvolge tutte le terze del nostro istituto, quindi un gran numero di ragazzi e di colleghi. Allora, diciamo che il percorso è incentrato sul torrente Corno, come vedete, che nasce nella vicina Nova Gorica, in Slovenia, e scorre per alcuni chilometri poi a Gorizia, fino alla confluenza con l'Isonzo. Abbiamo scelto il torrente Corno in quanto il corso d'acqua ha determinato in modo decisivo la fisionomia della città, scavando un profondo solco lungo il suo corso, denominato appunto Valletta del Corno, che ospita un parco urbano proprio vicino al nostro istituto. Insieme agli studenti ci siamo allora interrogati sul valore che poteva avere un parco all'interno della città e quindi sull'importanza degli ecosistemi da esso ospitati, come vedete, sui relativi servizi ecosistemici da esso offerti. Gli ecosistemi sono molto importanti in quanto possono fornire dei servizi fondamentali e completamente gratuiti, e di questo si è occupata la nostra classe di indirizzo ambientale dell'istituto, mentre le classi dell'indirizzo salute si sono focalizzate sullo studio dei diversi servizi ecosistemici correlati alla salute e al benessere, affrontando lo studio dei terpeni, molecole funzionali benefiche per la salute umana prodotte proprio dagli alberi, e del forest bathing, pratica volta alla permanenza in ambiente boschivo al fine di beneficiare degli effetti positivi che esso ha sul nostro organismo. Quindi in collaborazione ringraziamo l'Università di Udine, l'associazione Malin Mill e la stazione di terapia forestale delle valli del Natisone. Stiamo progettando un percorso di forest bathing nel parco della Valletta del Corno ed un questionario poi da somministrare per andare a indagare sul benessere e quindi sull'efficacia del nostro percorso ai ragazzi che testeranno il percorso stesso, quindi ad altri studenti a cui verrà allargata, diciamo, l'attività. E, mi sono dilungata oltre il video, comunque tutte le informazioni sì, sì, sono riportate nel video. No, no, grazie, va benissimo, c'era tempo anche dopo il video, quindi non si preoccupi. E ancora una volta invito a vedere il video, che è un ottimo esempio di storytelling scientifico, quindi vale la pena assolutamente di essere visto. E andiamo avanti di corsa con l'ultima scuola dello zoccolo duro del Friuli, che sono presenti, quindi l'Isis Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, che hanno fatto anche loro un ottimo esempio di quello che un fiume, un corso d'acqua può rappresentare per il territorio. Nel loro caso, come può diventare un laboratorio a cielo aperto anche per la scuola e come la scuola può contribuire nello studio e nella valorizzazione. Quindi lascio la parola anche loro, a Noemi, se non sbaglio, studentessa che ce lo racconta. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Noemi e sono appunto una studentessa del Dipartimento di Chimica del Triennio dell'ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli. La nostra scuola partecipa da molti anni a questa manifestazione portando i lavori sul monitoraggio delle acque del fiume che attraversa la cittadina di Cervignano e anche di altri studi nell'ambito del progetto GLOB sull'atmosfera, sulla biosfera, la geosfera e l'idrosfera, come nel caso della mia classe, in quanto appunto siamo una scuola GLOB. E noi siamo molto felici di poter contribuire con la nostra partecipazione alla valorizzazione della risorsa acqua.
Quest'anno il nostro lavoro si colloca all'interno di un progetto più ampio che consiste nel recupero di un parco abbandonato che si trova vicino alla nostra scuola e che vogliamo rendere un open lab. Un open lab, quindi un laboratorio all'aperto per le nostre attività scolastiche e laboratoriali e aperto anche per coinvolgere direttamente la comunità nelle esperienze scientifiche per poter comprendere, valorizzare e apprezzare il sistema Terra. Questo Open Lab verrà poi gestito dalla nostra scuola e in particolare proprio da noi studenti. Il nostro progetto si divide in diverse fasi. La prima fase è quella di studio delle varie componenti del parco, come la componente verde e quindi i vegetali, il suolo e le acque che abbiamo analizzato io e i miei compagni di classe. Vi è poi una seconda fase che consiste nel monitoraggio e nella raccolta dei dati per la caratterizzazione del sito, che viene utilizzando anche delle app e dei sensori. Vi è poi la fase finale, che è quella di progettazione di un piano di intervento e della presentazione di questo progetto alle comunità e agli enti preposti. In questo momento ci troviamo nella prima fase, quindi quella di studio di caratterizzazione del parco, e quindi questo sarà un progetto abbastanza lungo che ci impegnerà per i prossimi 2 anni. Nel video che è appena finito si può notare, abbiamo presentato quella che è una nostra giornata di monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici delle acque superficiali. Auguro a tutti un buon proseguimento di questa giornata di condivisione e noi siamo molto felici di aver potuto portare anche quest'anno il nostro contributo, quindi grazie. Grazie mille Noemi, ti ringrazio a nome di tutti. Ho visto attività che anche sono state svolte da altre scuole, se non sbaglio l'ultima sulle microplastiche, appunto su questo grande protocollo che Globe sta portando avanti. E lascerei adesso la parola un attimo, visto che è finito il gruppo di scuole friulane, a Lorella Rigonat, che è insomma un po' la colonna portante di Globe insieme a Sandro e ovviamente essendo docente di queste scuole può dire 2 parole di... Grazie, grazie Marco, mi fa molto piacere perché assieme a Gemona c'è stata una grande partecipazione delle scuole di Globe, del Friuli Venezia Giulia. Sono istituti superiori, come avete visto, quelli che partecipano, tutti molto improntati sulle fasi della ricerca sperimentale, ma che viene tradotta poi un contributo per il territorio stesso, con una serie di legami e relazioni. Su questo ci stiamo spingendo tutti, su questo credo che continueremo a lavorare assieme, sia con voi, ma anche proprio nell'ambito della nostra regione. Per cui una grande soddisfazione a vederli qui. Non siamo riusciti a portare purtroppo anche dei contributi delle scuole del primo ciclo, ma ci vedremo prossimamente alla Giornata della Terra. Di nuovo tutti assieme. Grazie Marco. Grazie Lorella. E adesso per chiudere tutto il gruppo di scuole di questa mattinata incredibile, invece lascio la parola al Liceo Classico Virgilio di Mantova, quindi alla docente Alice Curione, facendo un attimo un'introduzione perché mi preme chiudere tutto questo ciclo tornando un po' al passato, nel senso che loro hanno fatto un bellissimo lavoro sul passato e sul rapporto tra Mantova e le sue acque, che è antichissimo a Mantova perché è un rapporto che ha più di 800 anni e ci sembrava bello chiudere tutto il discorso dell'utilizzo delle acque, di come le acque devono essere gestite, proprio andando a vedere come questa cosa derivi in realtà da secoli e secoli di storia. Quindi lascio la parola alla professoressa Curione e al loro bellissimo prodotto. Prego. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per la partecipazione e la realizzazione appunto di questa manifestazione splendida e poi do la parola alle mie studentesse Margherita e Carolina che appunto insieme alla loro classe, la seconda B del Liceo Classico di Virgilio di Mantova, hanno partecipato e hanno accolto diciamo questo progetto con entusiasmo, realizzando questo ebook su appunto lo stretto legame che ha la città di Mantova con l'acqua, come si è evoluto e trasformato nei secoli, anche in relazione alle esigenze della città. Lascio la parola a Carolina, che appunto spiegherà quello che è stato fatto.
Sì, buongiorno a tutti. Il progetto e la collaborazione per la Giornata Mondiale dell'Acqua sono nate da un'idea della professoressa Curione, che ci ha permesso di incontrare a distanza la dottoressa Stefania Accordi di Alchemica, con la quale siamo riusciti a reperire diverse informazioni necessarie per il nostro progetto. Infatti l'idea è stata fin dall'inizio quella di raccontare la storia di Mantova e la sua evoluzione legata all'acqua nel tempo. Adesso parla Margherita, che dovrebbe intervenire. Io ringrazio anche appunto la cooperativa Archeica della dottoressa Accordi, sì, anche Corrado Benatti. Margherita, a te la parola. Ok, buongiorno. Noi per rendere il progetto più dinamico abbiamo diviso la storia dell'acqua in Mantova in quattro cerchie, ciascuna delle quali si riferisce a un preciso periodo storico. Poi abbiamo cercato di renderlo più interattivo possibile, inserendo anche delle note parlate per ogni pagina. E per rendere meglio il contesto abbiamo deciso di accompagnare la spiegazione con immagini e mappe che sono state anche tratte da alcuni affreschi, ad esempio dipinti, che risalgono al periodo storico di cui si parla. E inoltre, per la parte dedicata alla seconda cerchia è stato anche scritto un copione e recitato come se fosse un dialogo. Con questo ebook speriamo di aver reso in modo fedele l'importanza dell'acqua a Mantova e niente, grazie. Bene, grazie mille. E a questo punto purtroppo dobbiamo veramente correre, siamo in chiusura e mancano ancora un paio di interventi, però con le scuole abbiamo finito tutta questa lunghissima maratona. È stato veramente incredibile ricevere tutto il vostro materiale, siamo veramente tutti contentissimi. E a questo punto lascerei la parola a Sandro Sutti, che è il fondatore di questo grandissimo evento che è Fiumi di Primavera a Mantova, per introdurre gli ultimi due contributi che abbiamo e poi per fare le conclusioni di questa mattinata, che è solo l'inizio in realtà di poi di tutta la maratona, di tutta la giornata. Quindi prego Sandro. Grazie Marco. Allora, non può essere presente Roberto Zandegù, che è rappresentante del Circolo Subacqueo Mantovano, e noi mostreremo un video che è stato generato, prodotto da una organizzazione nazionale e a cui loro aderiscono. Perché mostriamo questo video, che sembra un video pubblicitario? In realtà il Circolo Subacqueo Mantovano è stato sempre una colonna della manifestazione, perché ha fornito sempre le imbarcazioni. Però lasciamo andare il video. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle attività subacquee. La vostra lunga serie di affascinanti avventure è appena iniziata. Emozioni che vi accompagneranno per tutta la vita in un mondo completamente diverso da quello in cui vivete normalmente. Un mondo sempre nuovo, mai ripetitivo, in cui cambiano le percezioni dei sensi, il modo di comunicare e persino la maniera di respirare, ma nel quale potrete dare libero sfogo alla vostra voglia di libertà. Il mondo sommerso per i subacquei è un vero paradiso nel quale gioire di una natura ancora libera e incontaminata. Una natura selvaggia che consente di vivere in prima persona ciò che fino a ieri avevate solo ammirato in documentari e film. Ecco, perché abbiamo mostrato questo? Perché loro sono inseriti in questa grande organizzazione, ma sono, ripeto, una colonna della manifestazione, mettendo a disposizione le proprie imbarcazioni per portare i ragazzi in riva al lago, anzi in centro al lago, per fare campionamenti, per fare documentazioni, con un grande spirito di servizio. Quindi grazie tante a Roberto, che magari non c'è, ma magari vedrà la registrazione. Grazie a lui e a tutti i soci del Circolo Subacqueo Mantovano. Io non so se sia in collegamento Emma Negrini, che è un capitano nautico. No, forse non c'è, e quindi una parola sulle motonavi Andes Negrini, perché anche loro sono sempre state una colonna della manifestazione
e generalmente portano sulle loro imbarcazioni dagli 800 ai 1000 ragazzi. È un'attività che è sempre molto gradita e viene sempre molto gettonata e quindi costituisce per noi un supporto fondamentale. Possiamo mandare il video, che è un breve video, anche questo pubblicitario loro, ma facciamo pubblicità a gente che se lo merita. Motonave Andes Negrini, in particolare Emma, che è la capitana, no? La forza trainante di tutta la SPA. Bene, siamo arrivati alla fine di questa cavalcata, chiamiamola maratona, chiamiamola cavalcata, è stata comunque entusiasmante. C'era, come dicevamo, un lavoro immenso che partiva dalle scuole e poi è arrivato a noi. Pensavamo di essere travolti, non lo siamo stati per fortuna, ma questo ha richiesto un generosissimo apporto di tutti quelli che vedete qui, che avete visto in giornata o che vedete da lontano nello schermo, e anche di Paolo Dugoni, che è il professore del liceo artistico, ha curato l'editing con una generosità, una serenità straordinaria. Ci sono altre persone friulane che sono dietro le telecamere e che stanno lavorando per noi, e alludo a Paola Zanon, a Graziella Mucellin e a Maria Pia Coceano, che sono tutte lì a guardare, a monitorare, a mandarci messaggi su come vado o come non vada. Quindi grazie a tutti per l'incredibile apporto che avete consentito di offrire, direi, a una platea internazionale. Lorella, se vuoi aggiungere qualcosa, comunque ci vediamo nel pomeriggio per la parte scientifica della manifestazione. Nel frattempo, cosa c'è, Lorella, dalle 13:30 in poi? Alle 13:30 avremo la sessione Plus, che è una sessione con dei video molto molto interessanti, e tra cui vi segnalo quello delle microplastiche dell'Università Australiana, ARPA Lombardia, il Centro di Promozione Civile di Mantova, della Protezione Civile, la Scuola Secondaria Parazzi di primo grado di Via Dana, il Proloco Amici di Rivalta, e una parte di Slow Food sulle valli del Mincio, il Consorzio di Bonifica del Territorio. Ecco, se avete un attimo di tempo dateci un'occhiata, in ogni caso tutti i materiali rimarranno visibili sul sito. Per chiudere la foto di rito, poi vi chiediamo di aprire le telecamere. Sì, scusa Lorella, volevo solo dire che tra nella sezione Plus, che Lorella italianizza in Plus, ah, sì, va bene. No, ma va bene. C'è uno spettacolo di burattini, perché il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ha sempre portato la compagnia Corniani con lo spettacolo di burattini che non si danno le botte per parlare, no, per questioni di interesse domestici, ma perché parlano di acqua. Tutti gli anni portano un tema concernente l'acqua. Quindi non sono burattini tout court, sono burattini culturalizzati e conquistati alla causa dell'acqua. Va bene, se potete aprire tutte le telecamere, perché vorremmo fare la foto di rito. Che non possiamo fare sul campo e quindi c'eravamo. Ci penso io, vabbè. Sì. Manca qualcuno? No, beh, ci siamo tutti, dai. Sì, dai. No, le telecamere. Va bene. Okay. Sorridete, la vostra migliore espressione. Maggio. Per aver resistito fino a quest'ora.
ne facciamo due. Sì. Possiamo aggiungere che noi daremo un attestato di partecipazione a tutte le scuole che sono intervenute e ai ragazzi che sono intervenuti nella diretta. Questa foto è in rappresentanza anche di chi è già uscito dalla stanza, poi bisogna sottolineare questa cosa. Certo, sì, certamente. Bene, vi aspettiamo allora alle 16 per gli interventi, gli incontri con gli scienziati che saranno molto interessanti. Ragazzi, mi rivolgo principalmente a voi. E spandete, diffondete il messaggio per i vostri compagni perché saranno degli interventi molto utili per i progetti che state portando avanti. Quindi ci vediamo verso le 4. Allora, arrivederci. Grazie. Arrivederci. 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 Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.